L'artista esistenzialista, buonasera a tutti. Stasera una poesia di Michelina, una persona anziana, molto sofferente, molto nostalgica e quindi riflette un tanti sogni del passato, un amore che non vede da un bel po' di tempo e quant'altro. Questa poesia è se potessi prendere la luna, la prenderei per te, per farti riposare. Se potessi prenderti le stelle, le prenderei. Le porterei a te per darti luce. Se potessi prendere il sole, lo prenderei per riscaldarti. Ma non lo posso prendere, non posso, ma però posso darti il mio cuore. E perché ti amo, questo lo sai. I miei pensieri sono questi, non riesco a non pensarti. Ti regalerei i miei polmoni per farti respirare meglio. Nessuno mai potrà dividerci. Forse la morte, ma non credo. Tanto Gesù i santi sanno che spero ci diano un posticino lassù fra le nuvole dove poterci amare ancora. Ricordati di me, Michela. Quindi un po' questo è un accorato, diciamo, considerazione su quello che è uno stato d'animo sofferenziale, solitario di una donna che comunque ha un sacco di problematiche, un bel po' di problematiche, e qui dice: se potessi, cioè tutto quello che io potrei fare fondamentalmente lo farei. Se io potessi dare la luce, la luna per, diciamo, per darti un accorato riposo, le stelle per darti un po' di luce, il sole per darti un po' di calore, per discorrere, però tante cose non le posso fare perché non sono Dio, non è nelle mie reali potenziali possibilità, però posso darti il mio cuore, te l'ho sempre dato, perché io ti amo e ti amerò sempre, nonostante questa lontananza, la persona anche lui non sta bene da lontano. Ti regalerei anche i miei polmoni per farti respirare meglio, visto che non respiri meglio. E sicuramente ricordati che Gesù mi ascolta, anche i santi, e sicuramente ci lasceranno, nessuno potrà dividerci e ci lasceranno un posticino lassù, tra le nuvole, laddove ci ameremo ancora. L'artista esistenzialista, buona serata a tutti.